e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi andiamo a sistemare tutta la stanza, perché ne ha bisogno. E siccome abbiamo fatto tutto il bagno, poi l'ultimo è stata la cucina, tutta la zona cucina, a sto punto andiamo a sistemare tutta la zona notte, quindi la camera da letto in sostanza. E perciò andiamo a fare il letto, andiamo a sistemare le mensole, diamo una pulita all'armadio, insomma un po' una pulizia generale di tutta quanta la stanza. E oggi mi vedete completamente struccata, perché oggi volevo proprio stare comoda. Solitamente mi vedete un pochino più curata, struccata, però ogni volta che inizio a parlare mi perdo in quello che realmente devo dire. Poi nella vita reale sono molto più silenziosa, qui non so perché appena accendo inizio a parlare a vanvera. Vabbè, accettatemi per come sono e va bene così. Ora, proprio per non dilungarmi troppo, andiamo a sistemare tutto quanto. Ho già aperto una finestra, apriamo pure l'altra, così facciamo circolare l'aria e direi di partire. Quindi 3, 2, 1, partiamo. Seguirmi su Instagram, perché vi do un sacco di aggiornamenti. Qua c'è appunto ci sono i vari post, consigli vari, c'è Maeleta adorata e soprattutto vi do un sacco di anticipazioni sui nuovi video, vi do un sacco di spoiler, quindi se ancora non mi seguite vi consiglio di farlo, anche perché non potete perdervi certe chicche quotidiane, insomma. Tra l'altro vediamo chi mi ha risposto. Ah, ci sono alcune di voi che mi seguono che hanno risposto alle storie. Io faccio un sacco di sondaggi, domandine, cose varie, quindi mi raccomando, seguitemi. Non so se si è capito, dov'è che dovete seguirmi? Su Instagram? Sì, esatto, proprio lì, esatto, bravissime. Detto ciò, meglio ritornare a pulire, va? Usiamo il mangiapolvere dell'emulsio. Chi è che non ha mai provato l'emulsio, dai, migliore. Two hands, we one.
Tutta la zona beauty con, vabbè, tutti i profumi, tutti i trucchi che si impolverano da morire, un pochino i trucchi ovviamente perché con le polveri, terre, cipri, blush, cose così, spolvera sempre in giro tutto quanto e quindi si riempie. In più sono vicino alla finestra che tengo spesso, comunque frequentemente aperta per far circolare l'aria, quindi sotto è una zona di passaggio e sono al primo piano, quindi entra la polvere della città. E in più le mensole sono nere, quindi si vede ancora di più, insomma è un pasticcio tenerle pulite e mi dà un sacco fastidio anche perché c'è un sacco di roba, quindi togliere tutto, rimettere tutto, insomma non è proprio pratico e è una cosa che odio fare. E adesso andiamo a rifare il letto che l'ho lasciato senza lenzuola, senza nulla per un bel po' di tempo in modo da far arieggiare per bene tutto quanto. E nulla, ho utilizzato queste lenzuole che avevo fatto vedere la scorsa estate, se non sbaglio, che avevo preso all'Estée Lauder con... non mi ricordo, sì, c'era la corda... no, e ora ho una raccolta punti o forse, se non sbaglio, era una raccolta bollini più che altro della spesa, e se raggiungevi i tanti bollini ti davano le lenzuola, che mi piacciono tantissimo. E bene sì, siamo ritornati al Piemonte perché c'è stato un bellissimo caldo che è durato giusto una settimana lì per darci qualche speranza, ed è ritornato il maltempo, quindi niente, fa di nuovo freddo e ci siamo dovuti ricoprire nuovamente. Finestre con un prodotto dell'Emulsio ecologico, tra l'altro è un prodotto sgrassante che va bene sia sulle superfici ma anche sul bucato, e non ho ancora ben capito se mi ci trovo super bene. Di sicuro non è un brutto prodotto, devo capire ancora se è proprio mi piace da volerlo poi ricomprare successivamente, ma a parte questo comunque il suo dovere l'ha fatto, perché le finestre hanno fatto diventare la pezza nera praticamente. Vabbè che ha piovuto, vabbè che insomma c'è stato maltempo, tutte quante cose, ok, però è venuta veramente fuori nera, vabbè. E nel frattempo mi vado ad occupare anche di varie
ragnatele qua e là che si sono formate negli angoli e di cui ogni tanto, insomma, bisogna darci un occhio ogni tanto e controllarle e levarle per non far diventare la nostra dimora la dimora di Spider-Man. Idem per il lapadario, altra cosa che odio fare, cioè proprio la detesto, è andarlo a pulire. Per fortuna questo qui è abbastanza semplice, quindi non è che richiede una grande manutenzione, però una passettina ogni tanto ovviamente va data. Stessa cosa sotto le finestre con delle piccole fessure e anche poi successivamente i termosifoni, che sono un complemento d'arredo, che in realtà non sono un complemento d'arredo perché sono necessari, però io detesto i termosifoni, soprattutto questi che sono vecchi, e pulirli in mezzo è un pasticcio. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti come pulite voi i termosifoni. Io ora non li ho lavati, li ho semplicemente aspirati, però andrebbero proprio lavati per bene. Un'altra volta si fa quello. Nel frattempo passo al pavimento, quindi vado ad aspirare per bene i tappeti che hanno già preso un pochino d'aria e altra polvere ovviamente, quindi li aspiro per bene e passo poi al pavimento. E poi dovremmo essere verso la fine di tutto quanto. Di questo video, quindi vado a passare tutto quanto il pavimento e ho utilizzato anche qui, se non sbaglio, un prodotto per il pavimento dell'Emulsio. Se non sbaglio, è sempre dell'Emulsio. Sì, a specifico per pavimenti, no, in realtà forse è di qualsiasi pavimento, non mi ricordo più. Poi ve lo ando a prendere, anzi forse magari ve lo metto su Instagram, quindi vi ricordo assolutamente di andarmi a seguire su Instagram, di iscrivervi al canale così cresciamo e ci aiutiamo. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciatemi anche un bel like così lo saprò. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato la giusta motivazione per pulire anche la vostra camera da letto, comunque la vostra zona notte. E che dire, io mi sono divertita come ogni volta e fare le pulizie insieme è sempre molto più facile, divertente che farle da sole. Quindi io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!